Ciao, benvenuto. Questo è un dono che ho pensato di fare per te, perché questa è una occasione molto particolare. Non so se hai sentito l'energia di questa settimana che era molto, molto speciale. Infatti, molte persone mi hanno contattata dicendo: "Non sto bene, sono molto stanca, mi fa male dappertutto, sto continuando a fare sogni incredibili, sogno tutta la notte, dormo male, sento una grande stanchezza, sento anche uno stato d'animo non positivo." Bene, questo è un grande passaggio, è un passaggio ad una frequenza molto più elevata, oltre che l'energia che si sta già manifestando in questo periodo che sta portando a far emergere proprio tutte quelle che sono le ombre che sono parte proprio del vissuto dell'essere umano, quelle che sono connesse alle paure, agli irrisolti, alle ferite e a tutta un'altra serie di situazioni ed eventi della vita. Ebbene, ora faremo un lavoro che sarà canalizzato proprio al momento e che potrai ripetere questa sera in occasione della luna, perché questa sera ci sarà, oltre che una luna piena molto particolare, connessa proprio a questo cambiamento vibrazionale. È come se si stessero aprendo dei portali che ti consentono di entrare in profondo contatto con te stesso e di lasciare andare qualcosa di vecchio che non fa più parte del tuo percorso. È proprio come se fosse il momento magico in cui ti rendi conto che alcune cose non ti servono più e quindi semplicemente e naturalmente le lasci andare. Questo è un po' il passaggio. Inoltre, questa sera ci sarà anche l'eclissi e come forse sai, quando ci sono le eclissi si aprono dei portali molto particolari. Io non sono un'esperta di astrologia, però comunque l'energia la sento molto bene e in questi giorni diciamo che si è sentito tantissimo il passaggio. E proprio il messaggio di questa settimana è stato anche quello di stare anche nelle situazioni di dolore, non solo fare un lavoro per lasciare andare, era proprio come se non ci fosse il solito approccio, no? Normalmente anche io quando mi trovo in una situazione, no, dove emerge qualcosa anche in merito a me stessa, no? Mi trovo a fare un lavoro per trasformare, per integrare. Ebbene, l'integrazione di questa settimana è stata molto diversa perché non si trattava di trasformare nell'immediato un qualcosa, ma si trattava più che altro di un rendersi conto di un passarci attraverso. E infatti molte persone, tra l'altro, ho saputo che hanno addirittura rasettato la loro agenda questa settimana. Io l'ho fatto per una giornata intera e per me è già tanto, ti assicuro. E devo dire che ce n'era proprio bisogno. Inoltre, in questi giorni è proprio come se ci fosse stato un conto alla rovescia, un conto alla rovescia dove ciascuno si avvicinava sempre di più all'apice, all'apice dove molte persone hanno proprio sperimentato questo campo di dolore così intenso e arrivati all'apice, che sarà proprio oggi, che è proprio oggi, è proprio come uno spogliarsi di un mantello che non ti appartiene più. E quindi adesso, se ti fa piacere, andiamo a fare un bel lavoro. Vedremo che cosa accadrà. Ok? Molto bene. Allora, ti suggerisco di metterti comodo, se hai freddo, di metterti una copertina così che tu possa rilassarti. Non so quanto durerà questo lavoro, potrebbe durare qualche minuto, come anche mezz'ora, un'ora, non lo so.
Comunque lo vedrai poi quando vedrai la registrazione perché ci saranno i minuti e quindi ti saprai organizzare e regolare. Benissimo. Allora, subito chiudi gli occhi. Fai un bel respiro. Rilassati, comincia a sentire l'energia che si sta attivando tutto intorno a te. Puoi vederla, percepirla, sentirla. È proprio come se il tuo campo energetico si facesse sentire da te. In questo momento il tuo campo energetico è molto attivo. Se hai il dono della chiaroveggenza risvegliato, potresti arrivare a sentire, oltre che vedere, i bagliori nella tua aura e lo scambio energetico che avviene proprio con il tuo corpo fisico. In questo momento il tuo campo energetico è come isolato dall'esterno. Fai un bel respiro e ascolta questa energia. Abbandonati e sei in un campo protetto perché gli esseri di luce stanno vegliando su di te affinché tu possa aprirti tranquillamente e rilassarti nel caso non avessi mai fatto questo tipo di esperienza. Stai tranquillo che è un'esperienza vegliata e sicura. La tua vibrazione sta aumentando, infatti potresti già percepire in alcune parti del corpo una leggera vibrazione. O addirittura una vibrazione più intensa. Ora tutto il tuo corpo sta vibrando e il tuo campo energetico nel quale si trova il tuo corpo si sta attivando affinché tutte le tue parti possano iniziare a vibrare. Respira e lascia che questo processo avvenga. Sto cercando di descriverti questo processo che al contempo sta avvenendo anche in me. Il tuo corpo e il tuo campo energetico stanno vibrando in modo che si sciolgano e si liberino tutte quelle resistenze, paure, blocchi, informazioni. E tutto ciò che in realtà non ti serve più e che per te è un peso. Sono un peso e non ti sono più utili. È come se tutti i benefici secondari connessi a queste resistenze non ti servissero più. Sta avvenendo in te una sorta di risveglio. Risveglio come quando ti rendi conto di qualcosa e ti rendi conto di qualcosa così profondamente che immediatamente
le tue esigenze, le tue scelte cambiano. È quello che sta avvenendo in te. E potresti rendertene conto proprio ora, anche senza essere completamente consapevole del tipo di cambiamento che potrà avvenire nella tua vita. Respira e accogli un fascio di luce della fonte che si riversa su di te proprio ora. Questo fascio di luce sta ripulendo la tua energia ed è facile che tu lo possa sentire perché è talmente forte e intenso, oltre che luminoso, da far vibrare la tua fronte, la tua testa e anche molte parti del tuo corpo, come ad esempio le spalle, la schiena, le gambe, le zone più esposte a pioggia a questo raggio di luce così potente, anche le tue orecchie, è come se si stessero aprendo proprio ora. Sta avvenendo in te una trasformazione molto profonda. Questa energia della fonte sta non solo ripulendo tutto ciò che si è smosso nel passaggio precedente, ma sta attivando il tuo campo energetico, sta creando una maggiore consapevolezza, elevando le tue vibrazioni. Se tu respiri e ti abbandoni, sentirai un forte richiamo e una forte connessione alla fonte stessa. Non è importante dare un nome alla fonte. La fonte è un bel nome perché è neutrale. Ascolta l'energia che si riversa su di te e che sta agendo, trasformando profondamente la struttura del tuo essere. La puoi sentire chiaramente anche nel tuo corpo, perché il tuo corpo sta reagendo a questa pioggia di energia. Accogli questa trasformazione che ti sta preparando al passaggio che avverrà questa notte. Sai quel detto che dice proprio: si chiude una porta e si apre un portone. È un po' una metafora piuttosto connessa a quello che sta avvenendo. Perché ciò che si sta allontanando da te, ciò che stai integrando, lasciando andare, digerendo, smaltendo, è ciò che lascerai dietro a questa porta. È un grande portone di luce, è già pronto per aprirsi. Tu ti trovi praticamente nel mezzo, tra uno e l'altro, nel corridoio. E quindi semplicemente il dolore che ha fatto parte del tuo passato. Le resistenze, la rabbia, tutta la paura che hai provato, la paura di non essere abbastanza, la paura di non essere amato, la paura di non essere visto, la paura di sbagliare, di deludere qualcuno, di deludere te stesso. Qualsiasi altra paura, semplicemente si allontanano da te come se stessi togliendo un mantello.
quando si allontanano queste paure che sono nate a causa di alcuni eventi della tua vita, ferite, o magari di eventi di altre vite, o addirittura di qualche tuo antenato. Non è importante dove sono nate in questo momento. Semplicemente ti stanno agevolando nel lasciare andare ciò che non ti serve più. Un bel respiro e senti come qualcosa si sta staccando da te, proprio come se stessi togliendo un mantello, un indumento. E immediatamente puoi sentire una maggiore leggerezza. Tutte le tue cellule vibrano. E tutto lo spazio vuoto che si è creato ora si riempie di luce. Ricordati, questo non è un rinnegare l'ombra che ha fatto parte di te, è un semplice permettersi la trasformazione che ti porta al passo successivo. Quindi non si tratta di rinnegare qualcosa, di rifiutare, semplicemente di permettersi di fare un passaggio affinché tu possa entrare nella nuova energia più consapevole, con una vibrazione più elevata e più idonea alla nuova energia, affinché tu possa viverti questa esperienza al meglio. L'adattamento energetico, anche quando le onde si elevano, a volte può essere molto faticoso. In questo modo, tra le altre cose, anche il tuo adattamento sarà più semplice e più leggero. Molto bene. Ora stanno intervenendo alcuni esseri di luce sul tuo corpo fisico per adattarlo alla nuova energia. La nuova energia è connessa proprio con la sperimentazione e l'espressione della tua parte più elevata. Ci sarà quindi più spazio perché tu possa esprimere questa tua parte. E perché questa tua parte sia più pronta a manifestarsi. E quindi stanno agendo su di te per renderti più congruente ancora in questo passaggio. E ora connettiti con tutto l'universo, semplicemente con l'intenzione di aprirti e di rivolgere lo sguardo verso il cielo. Respira. E senti com'è la bellezza del cielo. Possa far percepire un sentimento d'amore molto profondo, di commozione, connessa alla bellezza che puoi vedere proprio in questo momento. Respira e permettiti di aprire il tuo cuore a questa bellezza. Lascia che il potere, la luce della luna arrivi a te. Come un faro.
Questa luce arriva come un vento potentissimo. Un vento che porta via, pulisce tutto ciò che è superfluo e inutile. E mentre tutto ciò avviene, avviene anche una magia dentro di te. La tua parte maschile e quella femminile raggiungono un grande equilibrio. All'interno del tuo addome è visibile ora, e probabilmente da te percepibile, una sfera di luce che ruota. La sua rotazione non è regolare, è continua e armonica e mantiene l'equilibrio tra le tue parti. In questo momento la tua parte maschile e quella femminile sono un tutt'uno e sono pronte a collaborare l'una con l'altra. In questo momento hai superato tutta la storia, tutte le discriminazioni, tutti i pensieri, tutte le regole, le credenze, le informazioni che ti sono arrivate da qualsiasi fonte, la società, la famiglia, la storia, gli antenati, le tue vite passate, relativamente ai compiti e ai doveri, alle caratteristiche del maschile e del femminile. Ora il tuo maschile e il tuo femminile sono un flusso armonico, sono funzionali l'uno all'altra e creano una doppia spirale di luce, una doppia spirale di luce a due filamenti che assomigliano alla spirale del DNA, in cui un filamento è rosso e uno è blu. Respira. Tutti i tuoi centri energetici, i chakra, si stanno ora aprendo, allineando, equilibrando ed espandendo. E li puoi probabilmente sentire, perché l'espansione è veramente molto, molto potente. Ciò che sta avvenendo ora è un lavoro particolare sul chakra della tua gola. È come se la separazione tra i chakra superiori e inferiori si fosse in questo momento spostata lì, nella tua gola. La tua gola, che è il centro della manifestazione, oltre che della capacità di espressione di ciò
che desideri esprimere, condividere, l'espressione di te, del tuo essere, dei tuoi desideri e di tutto ciò che fa parte del tuo essere profondo che vuole esprimersi, oltre che dell'espressione del tuo umano. Respira profondamente e lascia che questa resistenza nell'esprimere totalmente te stesso, in questo caso in particolar modo, la parte che, a cui stai dando il permesso di esprimersi, è proprio la tua parte divina. Questa trasformazione sta avvenendo proprio a livello del chakra della gola. Respira. Reclina un pochino la testa verso l'alto. Respira con la bocca aperta. E lascia che l'arcangelo Sandalphon, assieme alla fonte, sciolga questa resistenza e comincia ad emettere un suono leggero con la tua voce. Così, lascialo partire dalla zona del petto del cuore. Molto bene, avrai sentito sciogliersi questa resistenza nell'esprimere la tua parte più elevata e profonda, si è sciolto proprio ora. Bene, ora passiamo alla zona della nuca. L'arcangelo Raziel stava lavorando nella zona della tua nuca dove hanno sede le tue memorie e sta pulendo le tue memorie da tutte quelle informazioni inutili, da tutte quelle informazioni connesse emozioni tossiche. Le sta proprio ripulendo, lascialo agire, potrai sentire un leggero peso, un leggero fastidio nella zona della nuca. Lascia che tutto venga trasformato nel migliore dei modi. Mentre l'arcangelo Ariel sta aprendo maggiormente la tua corona. Datti il permesso di connetterti maggiormente, più chiaramente alla fonte. E lascia entrare ancora più luce, ancora più amore, proprio dalla sommità del tuo capo. Senti come i confini del tuo corpo semplicemente svaniscono e di come con facilità puoi arrivare a scioglierti
nell'immenso uno di cui fai parte. Senti come il tuo cuore si è espanso ben oltre i confini del tuo corpo e del tuo campo energetico. E come in realtà quasi non riesci più neanche a percepire i confini del tuo corpo, perché la pelle che segnava il limite del tuo corpo in realtà, in questo momento, è semplicemente energia ed è connessa con l'energia all'interno del tuo corpo e con quella all'esterno. È un tutt'uno grande e immenso, è un campo energetico senza confini. Vivi questa esperienza pienamente mentre la descrivo per te, mentre io stessa la sto vivendo. Respira. E ora è arrivato il momento di dare il benvenuto alla nuova energia, come se uscissi da una bolla. Ti da una bolla che non ti appartiene più, ed entrassi attraversando una membrana in un nuovo campo di luce. Entra in questo campo di luce con fiducia e leggerezza e senti, vedi e percepisci come il livello, la quantità e la qualità di luce presenti qui sia decisamente più elevata e la tua vibrazione giunta in questo campo sia in armonia con ciò che ti circonda. Se fai caso, riesci a respirare a pieni polmoni e accogli in te ad ogni respiro questa luce e questa nuova vibrazione. Metti ora l'intenzione di proseguire questo cammino, continuando ad espanderti ed aprirti a questa luce, a questa nuova vibrazione. Tutte le tue parti ora sono in equilibrio, in armonia, anche quelle che non si sono presentate precedentemente hanno ora un allineamento affinché tu possa aprirti maggiormente al tuo cammino e affinché tu possa procedere senza più sabotarti come prima normalmente facevi. Se tu senti, fai attenzione al tuo sentire, è come se ci fosse una forza magnetica che ti attira e che ti invita a proseguire il tuo cammino. Accogli quel richiamo, anche se non sai ancora dove ti sta portando. Inconsapevolmente è un richiamo a compiere ciò che tu hai precedentemente scelto nella tua vita. E anche se ancora non sai cos'è, è un'apertura a quello che hai scelto. E quindi accogli questa benedizione. Certo, la tua missione di vita
Magari non l'hai ancora scoperta, trovata. Se così fosse, questo ti aiuterà a sentirti in armonia e che comunque, anche se non stai ancora agendo in modo funzionale e focalizzato nel manifestare la tua missione, stai comunque facendo dei passi positivi. Conoscere la tua missione di vita ti aiuterà quando sceglierai di fare questo passaggio a camminare a passi spediti, consapevole di ciò che è importante fare e portare avanti. Intanto goditi questo passaggio, perché è un passaggio magico. E senti che nel momento in cui fai anche un piccolo passo in quella direzione che ti richiama, il tuo cuore si espande. La tua vibrazione è cambiata completamente e è aumentata così tanto da permetterti di sentirla anche a livello del tuo corpo fisico. Potresti anche sentire alcune parti vibrare o addirittura dolore in alcune parti, stai tranquilla, perché è normale. Ora c'è un altro passaggio da fare. C'è come una barriera di luce davanti a te, ancora più luminosa, è una luce accecante, bellissima, che può fare quasi paura. Metti le mani sul tuo cuore e senti che il tuo cuore è eccitato a questo passaggio. Da questo passaggio viene richiamato. E quindi permettiti di attraversare questa barriera. 1, 2, 3. Eccoti in questa luce, ancora più luminosa. Ancora più forte, la tua vibrazione aumenta ancora. Potresti sentire, se hai il canale della chiaridenza aperto, un canto, una musica leggera. Quello è il canto degli angeli che ti stanno accompagnando e rassicurando, affinché tu sappia che tutto questo è positivo e utile per te. Questa energia, questa luce sta lavorando profondamente su di te a tanti livelli, corpo, mente, pensieri, memorie. Sta lavorando sulla tua anima, sta integrando ciò che ancora non è integrato, non era integrato, e ti sta rendendo ancora più congruente con il tuo cammino. Con questa nuova energia, con questo passaggio. Da ora in poi potrai percepire il tempo ancora più accelerato e potrai notare di avere una capacità di manifestazione molto più elevata. Alcune cose non appena le penserai si manifesteranno. Arriveranno. E quindi è fondamentale che tu faccia molta attenzione ai tuoi pensieri e che tu possa diventare un grande osservatore di te stesso, affinché tu possa correggere le tue vibrazioni, i tuoi pensieri quando non sono allineate alla tua manifestazione. Più consapevole e vibrazionalmente elevata. Respira. E ora l'Arcangelo Gabriele arriva e
e pone nel tuo terzo occhio un cristallo luminoso, che comincia appena lo pone sulla tua fronte a roteare in senso orario. Questo cristallo roteando sta cambiando i tuoi pensieri, sta pulendo maggiormente la tua mente e se sei pronto sta aprendo i tuoi canali, pulendoli da tutto ciò che non ti è utile. Che potremmo rappresentare come polvere, fuliggine. E ora l'Arcangelo Michele tocca il tuo cuore e ti mostra la via che ti mostra è semplicemente una via d'amore e di luce, dove tu sei manifestatore del tuo essere più elevato, dove tu puoi ogni giorno scoprire qualcosa di te, avvicinarti maggiormente alla tua vibrazione più bella, pura e amorevole e autentica. E respirare l'aria, l'ossigeno che si crea grazie a questo cammino. Il tuo corpo ora si è alleggerito da tantissimi pesi ed è entrato in una nuova dimensione luminosa. Ti Sulla tua schiena sta accadendo qualcosa. Se fai attenzione nella zona delle scapole, si attiva una vibrazione. Stanno spuntando le tue ali di luce che ti permetteranno di volare come non hai mai pensato di poter fare. Bene, la trasformazione è avvenuta e ora che la tua energia è così elevata, per integrarla, la luna continua a lambirti con la sua luce e vieni avvolta in una doppia spirale di luce dorata che ha la forma del DNA. In un'altra spirale con 14 filamenti di tutti i colori dell'arcobaleno. Mentre dal tuo centro, dalla tua scintilla divina, partono infiniti raggi potenti, luminosi, colorati, le spirali ruotano attorno a te in senso orario affinché tutto questo possa integrarsi a livello più profondo. E così è, così è, così è. Accogli questa benedizione. E compi questo passaggio in armonia.
Grazie di essere stati con me. 45 minuti. Complimenti a chi ha resistito fino al fondo. È stata molto potente. Come avete sentito, mentre ricevevo le informazioni, io stessa stavo vivendo questa esperienza e il mio corpo è stato veramente sottoposto ad una vibrazione molto molto elevata. Ancora adesso sento le mie bellissime ali. Spero che tu possa aver sentito le tue spuntare perché è stato molto forte a livello proprio della schiena, anche delle percezioni fisiche. E quindi mi farebbe molto piacere sentirti e avere i tuoi commenti in merito alla tua esperienza. Ti suggerisco anche di ripeterla questa meditazione. Il passaggio è questa sera. Ma se tu non dovessi averlo ancora fatto e dovessi aver visto questa meditazione, ricevuto questa meditazione, successivamente va bene. L'importante è l'intenzione. E se la tua intenzione è proprio quella di fare il passaggio, anche se dovesse avvenire domani, sono sicura che la fonte, gli esseri di luce, accoglieranno la tua intenzione aiutandoti in questo passaggio. Quindi ti ringrazio ancora, ti mando un abbraccio e che sia una bellissima esperienza e un bellissimo cammino il tuo. A presto. Ciao.